Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. In questo video, come avete appunto letto dal titolo, vi parlo delle 5 regole di come avere una casa pulita e ordinata. Queste sono delle regole basiche, quindi non si parla di pulizie approfondite, ma bensì di pulizie basiche. E, sono delle cose che io faccio ogni giorno a casa mia, sempre. A meno che, oddio, non ci siano delle... Isa, metti seduta, mamma. A meno che non ci siano, ecco, delle... degli imprevisti, dover uscire di casa, eccetera, eccetera. Altrimenti queste sono cose che io faccio ogni giorno. Allora, come prima io mi sono scritta, insomma, ho un foglietto qui. Come prima regola c'è aprire le finestre. Quindi fare areggiare tutte le camere, ragazze, almeno 10 minuti. Io riesco anche a farle areggiare una mezz'oretta, dipende, insomma, dal tempo che ho prima di uscire. Però riesco a farle areggiare anche una mezz'oretta. Quindi dicevo almeno 10 minuti. Bisogna far reggere tutte le camere in modo che c'è il cambio dell'aria, la camera viene areggiata, quindi insomma magari i cattivi odori della notte vanno portati fuori, così. E quindi come prima regola è aprire le finestre. Come seconda regola è rifare i letti, perché ragazze la casa può essere anche pulitissima, ma se i letti non sono rifatti sembra una casa, a mio avviso, disordinata e non pulita. A mio avviso, una casa ordinata è una casa, per me, dà un senso di pulizia, di benessere. Quindi come seconda regola è rifare i letti, perché dopo aver areggiato appunto la camera e quindi anche le lenzuola, io rifaccio i letti. Ok, come terza regola, dare una rassettata a casa, quindi andare a sistemare magari delle cose che abbiamo lasciato la sera prima un po' qua e là, che so, andare a sistemare insomma un po' sul divano, se c'è qualche giocattolo di una bimba, se siamo delle mamme, Isabella, se siamo appunto delle mamme, oppure che so, sistemare un attimo la camera se ci sono degli indumenti da mettere a posto, quindi insomma dare una rassettata generale a casa. Quindi riordinare un po', ecco, un riordino generale. Come quarto punto è passare il folletto, oppure insomma spazzare a casa, insomma quello che sia. Io personalmente ho la folletto, quindi io ogni giorno passo la folletto, assolutamente ogni giorno. Quindi bisogna insomma fare una bella una pasta di folletto per tutta casa, che insomma adesso non so voi quanto avete grande casa, però è una cosa che ci si impiega poco tempo, insomma una decina di minuti, un quarto d'ora al massimo. Quindi un'aspirazione diciamo di tutta casa. Come ultimo punto, che può essere diciamo anche tra virgolette, vuoi scendere? Eccomi qui, come appunto dicevo, come ultimo punto va appunto pulito il bagno. Questo punto può essere anche, può anche non essere rispettato se magari che sto il giorno prima è stato pulito, quindi è pulito in base alle esigenze. Diciamo che io ogni giorno do una pulita comunque al bagno, semplicemente con uno spray da aprire il bagno amore, sì, e una pezzolina, quindi insomma molto semplicemente vado a fare questa pulizia giornaliera del bagno. Mamma. Amore dolce. E quindi diciamo che questi sono per me i 5. Dimmi amore. Questi diciamo che sono i 5 punti fondamentali per avere una casa pulita e ordinata, quindi insomma le pulizie per me basiche. Grazie, fatemi sapere se anche voi avete insomma queste regole per pulire casa, e se magari questo video vi sia stato utile, vi mando un grosso bacio, e se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale. Ciao!